sponsor ufficiale Coppa delle Università. Per tutti gli amici del campionato universitario, 10% di sconto. Buonasera a tutti, da Luca Coscia e Francesco De Bernardi. Semifinale per la Coppa dell'Università, primo match di serata tra il Lara Team e Cantera, match che si colora di rosa visto l'ingresso in campo delle nostre hostess Alessandra Tarantani e Sara Trabucchi. Le due squadre si sono già incontrate nel giro degli Atenei, ricordo la partita finì con un emozionante 5-5, Cantera che sicuramente parte con i favori dal pronostico, Melana Team che ha mostrato di essere la squadra dalle sette vite, spesso ha vinto le partite risolventole anche all'ultimo secondo. Sì, più di una vittima in questa... nell'edizione di quest'anno da parte dell'Elana Team. Si attende soltanto il fischio del signor Martinez. Partiti! Tiro da Cassio, però la conclusione direttamente della battuta. Tiene ancora il pallone incollato tra i piedi, lo scarico per Mura, cross al centro. Viene messo fuori però dalla rete, guarda in maglia bianca. Batti e ribatti, ruba palla il numero 3 Giulini, la conclusione Marco Russo, la sua solita parata in HD. Però sul secondo palo svetta proprio Giulini di testa. Leone per la Cantera, lo scarico dentro per Mura, dai e vai tra i due, Leoni. Mura, domestica poi sulla sinistra, conclusione! Marco Russo col piede. Leoni, serie di finte del numero 6, la conclusione, la deviazione di Marco Russo, ma la gara sta lì e qui calcio in malo modo granata. È un po' defilato, ha tentato la conclusione sul primo palo, però ha impattato malamente con il pallone. La conclusione è qui, il gran gol! L'1-0 di Antignano che sblocca il punteggio con una girata di sinistro imprendibile neanche per un portiere come Marco Russo. Sì, qua non c'è stata la marcatura, si è girato davvero in un fazzoletto micidiale, la conclusione è angolata, davvero nulla da fare questa volta per l'estremo difensore dell'Elana. E diciamo che comunque stava uscendo fuori la cantera degli ultimi minuti. Capisci, Leoni, il sinistro al 2-0! Grande conclusione, non era facile secondo me tenere basso questo pallone. Ma qua il 70% del gol è tutto nel controllo, nello stop a seguire di Leoni sul calcio d'angolo di Antignano. Se l'è sistemata molto bene e aveva tutto lo spazio per calciare di sinistro come poi effettivamente ha fatto. Riparte l'Elana però, finisce in questo momento la prima frazione di gioco, Elana Team 0, Cantera 2. Ripreso in questo istante il secondo tempo del match tra Elana e Cantera, ricordo il punteggio, Cantera avanti di 2-0, tutti i gol praticamente nel finale. Ughi, il tracciante a cercare Messina, domestica il pallone, il numero 7 in maglia bianca, punta Leoni, se ne diffida il numero 7, la conclusione è qui Magnani coi piedi. Il cross di Mura, la deviazione di Antignano per il 3-0, l'ha toccata quel tanto che bastava, non la poteva Marco Russo. Tutto perfetto qua dal passaggio, dall'ottimo inserimento anche puntuale di Antignano sul secondo palo, qua se l'ho un po' scordato. No, Pisati. Pisati, lo scarico dietro per Ferrari che carica il destro, oh, Sibila. Alto. Era volato Magnani, forse per coprire la traiettoria, comunque è uscita a palla alta sulla traversa. Attenzione! La conclusione è qua da parte di Giunti e Marco Russo dimostra ancora una volta di essere il number one. Attenzione Giunti, il pallone dentro per la conclusione da parte di Giulini che viene deviata nel calcio qua d'angolo. Leoni, lo scarico dietro per Mura, domestica il pallone, dai e vai, 3-2, Mura tutto l'angolo di tiro, la conclusione, poi la cresta di Bazzella, boom boom, e cosa sbaglia qui da due passi. Ma qua doveva tentare il colpo di tacco alla karateka. 2-1 della formazione della Cantera, lo scarico dentro per Bazzella, tutto lo spazio, la conclusione, Russo di piede, ennesimo miracolo, finisce in questo istante il match, Cantera 3 e Lana Team 0, Cantera alla finale della Coppa delle Università.
Per Elana abbiamo qui Gianluca Besenti, una sconfitta senza attenuanti. Cosa vi è successo? Superiori loro, poco da fare. Chiedi che quindi la cantera è troppo forte, considerando anche che c'era 7 giorni la dovete affrontare. Sì, magari potremmo fare un pochettino meglio la prossima, ma superiori in tutto. In tutto. Beh, no, Elana che però non era partita male, teneva bene il campo, poi... I primi 15 minuti, poi appena abbiamo subito il primo, crollati. Quello che manca ad oggi secondo me è proprio l'attacco, la squadra cerca soltanto la conclusione dalla distanza. Solo conclusione dalla distanza, non abbiamo creato un'azione, niente. Almeno adesso c'è tutto il tempo per recuperare le energie e soprattutto le idee, secondo me, perché è una squadra che deve organizzare tutto mentalmente per il return match. Per la prossima. Esatto. Per la prossima. Proprio contro la cantera, ricordiamo la finale degli Atenei. Ci proviamo. Vabbè, credo che la squadra comunque abbia ancora le potenzialità per poter magari tentare il colpaccio. Non si sa mai. Tutto è possibile. Ringraziamo Gianluca Besenti. Grazie. Siamo qui con la formazione della cantera. Iniziamo dal capitano Falzettini. Dopo la finale degli Atenei, anche quella delle università. Sì, siamo in corsa tutte e due, gli unici, perché abbiamo sconfitto oggi Elana. Li incontreremo lunedì prossimo, siamo contenti, penso una delle partite più belle della stagione. Abbiamo sbagliato praticamente niente. Infatti, giriamo la domanda a Mura, partita praticamente perfetta dopo quel 5-5 che forse vi bruciava ancora un po'. Sì, eravamo un po' poco concentrati sul 5-5. Oggi perfetta, sì, secondo me abbiamo fatto ancora il minimo indispensabile, però... Basta, l'importante è se non prendiamo gol vinciamo, lo sappiamo. O comunque, cioè, facciamo sì, noi gol lo facciamo sempre. Solo con Nando abbiamo fatto fatica a trovare la porta. Le altre sono state tutte un po' amministrate, oggi è andata bene. Magnani, oggi difesa praticamente perfetta, non che le altre volte non lo fosse stato, ma oggi praticamente non ricordo che tu abbia subito particolari pericoli. No, infatti l'unico tiro... È stato un tiro in una partita, quindi sono contento dei ragazzi, coprivano bene, oggi si scalava tutti, quindi partita, a mio punto di vista, dietro parità perfetta. Però da questo punto ci proviamo a fare questo double? E per forza, siamo qua apposta, se non ce n'è per nessuno, adesso abbiamo iniziato a macinare come sappiamo e niente. Speriamo, no, a parte gli scherzi, speriamo di uscire in entrambe le competizioni. Ringraziamo i ragazzi della cantera allora. Alla prossima. Ciao Luca. Ciao. Q-Pizza, sponsor ufficiale Coppa delle Università. Per tutti gli amici del campionato universitario, 10% di sconto.